Benvenuti ad una nuova puntata con Dietro la Notizia, con uno spazio dedicato oggi ai disagi che stanno vivendo a causa della pandemia i tantissimi artisti, gli attori di cinema che lavorano pochissimo, gli attori di teatro con tutti gli spazi ormai chiusi da oltre un anno. Ne parleremo con due ospiti, entrambi dei nostri amici, subito dopo la sigla. Sigla! Bene, ritorniamo in studio, andiamo subito a presentare gli ospiti che sono Gianluca Sorrentino, fresco di una sua lunga partecipazione ad un programma televisivo su Rai 3, mi Sì, su pare, Rai 3. e Pier Giuseppe Frangione, straordinario attore di cinema e teatro, ma anche autore. Benvenuti a tutti e due. Grazie. Allora, da che parte incominciamo? Pier Giuseppe, quali sono al momento le condizioni, secondo te, le condizioni di salute del cinema e del teatro, sicuramente non buone. Il teatro, già prima di tutto questo pandemonio, viveva, diciamo, dei momenti molto difficili. In qualche modo io stesso uscii fuori dal teatro vero e proprio per raggiungere le persone ovunque perché sentivo la necessità di questa cosa. Con tutta questa vicenda sicuramente si è completamente spenta quella fiammella, no? Che si continuava ad alimentare, comunque poi con la capacità e dello spirito anche di sopravvivenza degli artisti, degli attori, degli addetti ai lavori e dei lavoratori dello spettacolo in generale, perché poi qua non parliamo solamente C'è tutto l'indotto. non parliamo solamente dei musicisti, e quindi con tutta insomma questa capacità si è cercato in questo periodo sicuramente di riorganizzare le idee, di ribadire alcune cose che sono sempre mancate a livello di diritti, anche di e quindi sono nate una serie di associazioni, lo stesso registro degli attori, lo stesso Unita, e poi altre ancora che si stanno comunque stanno facendo corpo e stanno comunque portando avanti delle rivendicazioni. Da ultimo abbiamo, diciamo, l'occupazione del teatro Mercadante ad opera non tutto di una sezione. Ad opera di occupanti che si stanno mettendo in collegamento con altre realtà nazionali, proprio perché comunque è nata questa necessità di fare corpo, fare unione. Dall'altra parte è chiaro che se tu togli ad un addetto ai lavori il lavoro, soprattutto che comunque ama, perché chi fa quel lavoro comunque lo Lo fa con ama, passione, eh insomma. sì, non lo posso, neanche quel lavoro, anche i macchinisti, anche tutto quello che ruota attorno allo spettacolo musicale, teatrale, cinematografico è fatto da persone che principalmente amano quel lavoro e che non tutti lo possono fare. Quindi partendo da loro, ma partendo anche arrivando a noi, chiaramente se ci si toglie la possibilità di essere diciamo, questa fiamma creativa, di generare queste onde che da sempre hanno portato l'essere umano ad arricchire l'anima, arricchire i sogni, se togli tutto questo in un periodo in cui poi alla fine già c'è un'inondazione di paura, di terrore Certo. che viene diciamo, ormai da oltre un anno propagata Dalla televisione, dal attraverso i telegiornale, mezzi di certo. comunicazione, e questa è una cosa che io non tanto comprendo perché diciamo che di fronte a un pericolo io non farei mai, non metterei mai nel terrore un mio figlio o comunque le persone che voglio bene, cercherei di chiedergli attenzione e responsabilità, ma non li manderei nel terrore. La cosa assurda poi è che nonostante delle statistiche dimostrano che da maggio, aprile dell'anno scorso a settembre, quando poi nei teatri e nei cinema ci siano stati semplicemente un contagio, ma comunque una percentuale bassissima, se non sbaglio, un per cento, Poi ma di di... questo ne parleremo e poi sono insieme. stati chiusi, questo lascia un po'. Il cinema ha resistito, nel senso che chiaramente i tempi di produzione per poi arrivare sul set sono più lunghi, quindi ci si è sempre mossi anche sui set.
per riuscire a fare delle cose, a portare al termine delle cose, chiaramente con tantissime difficoltà, con un dispendio di energie non indifferente, chiaramente con l'impossibilità di andare in sala. Come Quindi. sta invece il teatro amatoriale? Lo chiediamo a Gianluca. Beh, ascoltavo con È molto diverso, è diciamo. molto diversa perché rispetto a Pier Giuseppe, a tutti gli attori professionisti, dove è tutto indotto del teatro, del cinema, dove c'è la passione, c'è l'amore, ma è un lavoro, nel caso di un attore amatoriale è una passione, quindi viene meno la possibilità di vivere una passione che è quella poi di stare insieme a tanti amici che costituiscono la tua compagnia teatrale e di mettere insieme uno spettacolo a livello amatoriale. Tu dicevi Quindi. prima una cosa importante, il teatro, cioè quello dilettantistico, diciamo così, nasce soprattutto dal basso, dalla scuola. Anche Sì, facevo nella scuola non è possibile, quindi. una riflessione perché Sì. quando mi ha invitato a partecipare a questa trasmissione ho guardato un po' alla mia esperienza personale e a quando è scoccata la scintilla verso il teatro. Di fatto è scoccata nelle scuole elementari, nell'occasione dell'inaugurazione della scuola qui a Piazza Carmine nel lontano 78-79, e lì poi è nata la passione per il teatro. Questo elemento, questa scintilla amatoriale, oggi il contesto sociale priva questi ragazzi, chissà quante passioni oggi non stanno nascendo Vengono proprio perché c'è represse, questa diciamo. repressione, sì. Volevo chiederti questo, secondo te tu sei favorevole all'apertura e soprattutto come? Di cinema, teatro? Allora, io sono favorevole all'apertura seguendo un po' gli schemi al momento, Regole. le regole per limitare un po', o meglio, le regole di controllo che in un ambiente chiuso sono un po' più difficili oggi, però, specialmente andando avanti con la stagione, spettacoli all'aperto oppure conservando il distanziamento, ormai credo che. Siamo giunti a un momento in cui dobbiamo ritornare un po' a Certamente, vivere. rispetto delle regole ci deve essere, ecco, voi siete venuti qua oggi, siete vaccinati, abbiamo fatto i tamponi, eccetera. Quindi questo è importantissimo. Però mi sei parso meno convinto In che per quanto senso? riguarda la chiusura dei teatri e dei cinema. Sei Nel d'accordo un po' senso con quello? che io non l'avrei assolutamente chiusi neanche prima perché erano i luoghi dove in assoluto statisticamente non c'erano stati contatti. E secondo me, in un momento storico in cui l'essere umano è già bloccato, perché la paura e il terrore blocca il sentimento, blocca il corpo, manda in crisi, lo sappiamo che ci sono, diciamo, casi di depressione giovanile ma anche matura, sono scoppiati tutti i drammi interiori, il che per certi versi può essere interessante perché ti ci poni di fronte, però a quel punto l'unica cosa che può veramente un po' allietare, no? È proprio la capacità dell'arte, del teatro, del cinema, no? Di, come devo dire, alleggerire, no? Di pungere quella parte della, pungere, diciamo, di toccare quella parte Stimola. della coscienza che ti ravviva, ti dà una speranza, ti dà una lungimiranza, ti fa vedere un orizzonte. Secondo voi con l'estate il teatro, ad esempio, all'aperto si potrebbe fare benissimo, no? Certo che si può fare, si è fatto anche l'estate scorsa, sono fatti i Evitando concerti. ovviamente le solite cose, assembramenti. Sì, facendo un po' di attenzione, ma sicuramente già l'esperienza dello scorso anno, il teatro all'aperto, gli spettacoli in generale, anche spettacoli musicali, si sono tenuti rispettando un po' il distanziamento, perché poi abbiamo anche gli ultimi studi, per restare un po' in tema, hanno dimostrato che i contagi all'aperto sono veramente molto rari, per cui. È un qualcosa che si può riprendere Intanto, tranquillamente. prima nell'introduzione ho parlato della tua partecipazione a questa trasmissione televisiva su Rai 3. Che cosa hai portato a casa da questa esperienza? E soprattutto, spiegaci un po' di che cosa si tratta esattamente. Ma è nato tutto per caso perché io non ero minimamente a conoscenza di questa trasmissione, poi un mio amico mi ha contattato. Ha detto perché non mandi un po' la richiesta per partecipare, così l'ho mandata e mi sono trovato a far parte un po'. C'era un panel, quindi c'erano 40 persone che rappresentavano un po' l'Italia da casa, visto il periodo, e nello studio Rai di Torino c'era la comica Geppi Cucciari che in diretta un po' animava questo spettacolo, questo programma di comico, satirico, una striscia quotidiana.
su Rai 3 ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 20:20 alle 20:40. Per me è stata una prima esperienza televisiva, Televisiva, ma non teatrale, questo è non teatrale, importante. televisiva, e mi ha arricchito molto. È stata un'esperienza veramente molto, molto simpatica, molto bella da vivere. E spero che la seconda edizione, di essere presente anche per la seconda edizione. Intanto parliamo di teatro, quindi diciamo che hai anche delle grosse esperienze nel teatro, quindi oggi sarà l'occasione per farci sentire qualcosa di tuo. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, per tutte le ragioni che ti fanno alzare in fretta, per i demoni che non ti fanno dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo ogni volta che cammina accanto a te. Un amore che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che spazzi via le bugie, che ti porti il sogno, il caffè e la poesia. Allora, Pier Giuseppe, quali sono i tuoi prossimi impegni ed obiettivi? Soprattutto, intanto devo dirti complimenti per la tua performance in quel breve viaggio che abbiamo fatto insieme, io nel mio piccolo, come Grazie oltre la notte, con la a te. Grazie a te. regia di Michele Schiano, che ha avuto per la verità un grosso ascolto. Sì, perché quando la squadra funziona, quando ci Adesso ci sono. facciamo un po' i complimenti a No, sì, il cinema Michele. è bello, il cinema è bello proprio perché è la forma di vita collettiva che funziona di più, dove ci sono responsabilità, competenze ben chiare, dove arte e produzione vanno di pari passo, non c'è tempo da perdere, ma tutti devono remare in una stessa direzione. Quindi è la forma di vita collettiva che io esporterei in qualsiasi tipo di forma di vita Lo vogliamo dire, collettiva. vogliamo fare un po' di pubblicità a questo nostro lavoro che abbiamo fatto, di che cosa si trattava oltre la notte brevemente e poi ci dici quali sono i tuoi prossimi obiettivi Ma professionali. oltre la notte è stato anche un momento, diciamo, ripeto, Un bellissimo racconto. con la tua idea di raccontare i giorni, le notti nel nostro paese, ma diventa universale, no? Da Piedimonte si può, Certo. quindi nel periodo di questo periodo di solitudine, di silenzi immensi, come dicevi anche nel video che parlano, no? Che suonano, che rimbombano, E poi questo incontro E da bellissimo, lì no? Suggestivo. l'incontro con la nostra storia che non dobbiamo dimenticare e dobbiamo coltivare, che è quella, diciamo, del mito Caruso, che è stato concepito a Piedimonte Matese, e da lì quindi abbiamo un po' evocato lo spirito, diciamo, di questo grande artista affinché con lui ritorni la potenza Ma Gianluca non infinita. l'ha vista però. No, io l'ho Certo. visto su Facebook e quindi è Certo. l'occasione di fare i complimenti. Vabbè, per Giuseppe lo conosciamo, siamo amici Io ho d'infanzia, detto, lui era un ma Lorenzo come attore non lo manco conoscevo sotto altre attore, no, assolutamente. vesti. Sarebbe offensivo per loro, assolutamente. Io ho fatto la mia piccola parte, diciamo, giornalistica. E intanto, quali sono i prossimi obiettivi? So che qualche giorno fa hai fatto un provino, non si sa Sì, ancora, forse chiaramente, l'esito. insomma, continuiamo, ripeto, il cinema, no? Si cerca comunque di prepararsi, no? E quindi le preparazioni del cinema durano anche mesi. E Certo. quindi chiaramente ogni tanto arriva la possibilità di fare questi self-tape, no? Questi provini da casa, e uno ci mette, diciamo, un po' un pensierino. Quindi lì il cinema, ok. Per quanto riguarda il teatro, vabbè, a parte che sto collaborando sull'Infinito di Leopardi con il nostro conterraneo artista Ciro Palumbo, che sta a Torino, che per una piccola, diciamo, parte di questo suo progetto. E chiaramente, ecco, siamo nell'arte, perché proprio il teatro, come dicevo prima, io ho sempre
mutuato una frase che sentii da un grosso insegnante di teatro per radio, non mi ricordo precisamente chi era, ma comunque sicuramente stavo sentendo questa intervista. Lui disse: per me il teatro sta alla vita come il vino sta all'uva. E quindi questa cosa mi fece riflettere. E poi, collegandolo poi con la frase di Amleto, che dice a Polonio, dice: sappi che gli attori sono l'estratto delle cronache quotidiane del tempo. L'uva e il vino, insomma, il teatro è come se fosse l'estratto, no? E quando è buono deve essere genuino, autentico della vita, e gli attori dovrebbero essere poi quelli che raccontano le cronache quotidiane del tempo, quindi in una valenza di una certa dignità Però dell'attore. qualcosa noi aspettiamo da te, qualcosa Sì, devi farci, a adesso devi. proposito di questo, no? Allora mi chiedo ogni volta, io come attore che sono l'estratto delle cronache, che cosa ho il dovere, la responsabilità di fare? E che cos'è la nostra vita, no? Se siamo l'estratto delle cronache del teatro e l'estratto della vita oggi, no? Con le mascherine, con le censure, con diciamo anche un po', perché io sono una cultura giuridica, con diciamo, il dissolvimento totale di qualsiasi struttura giuridica costituita tramite una Costituzione. Quindi un po', diciamo, questa imperante, io dico mediocrità, che ci giunge dai mezzi televisivi, no? Massificata, intelligenziata. Che cos'è la nostra vita, dicevo io, no? Con le mascherine, questi silenzi, anche con le sue piazze grandi e piccole vuote, con le sue torri gemelle, con il rigore. E dico sempre che da un po' di tempo la nostra vita, bella vita è una gran bella prigione, diventata. E dico, come la metto in scena? Chi sia, chi, che cosa l'attore deve rappresentare oggi? A me mi viene da dire che dobbiamo rappresentare solamente dei grossi, diciamo, un po' buffoni, che ce ne sono troppi. E così mi è venuta questa canzoncina, che ormai è diventata il pezzo forte, diciamo, degli ultimi anni, che fa: e siamo tutti in prigione, occorre una liberazione, e siamo tutti in prigione, occorre una liberazione, La seconda liberazione, direi, insomma, occorrerebbe. Quindi, diciamo, chi è l'attore oggi? Ma non è assolutamente l'attore nella cultura indiana, era un dio sceso in terra, si occupava di dirimere le controversie, di guarire le persone per capacità curative, era diciamo, il pastore anche spirituale, era quello che faceva i riti, e ce ne sono altre due di funzioni megagalattiche che teneva all'interno di questa cultura indiana. E quindi dovrebbe ritornare l'essenza dell'attore, l'essenza del teatro. E dico io, ma se la storia poi ci insegna che il maggior periodo di splendore anche per l'Italia, economico dell'Italia, è coinciso con il maggior periodo di splendore artistico, che va dal 1250 al 1492, mi chiedo allora, perché non facciamo di tutto invece per alimentare l'arte, che di pari passo inevitabilmente genera economia, perché genera degli animi diversi, degli animi pioneristici, e genera delle persone diverse. Quindi teniamo molto molto in conto l'importanza anche di far crescere questi giovani, questi bambini, nella dovuta, e di dare linfa Pier all'arte. Giuseppe, che Posso cosa è ormai. più difficile fare, l'attore di teatro o l'attore di cinema? Ma diciamo, l'attore deve essere attore ovunque si trova. Il lavoro dell'attore, quello là casalingo, che è necessario, il lavoro, diciamo, non deve cambiare, deve cambiare gli strumenti. È come quando tu, se c'hai un amplificatore di un certo tipo, invece stai in acustico, no? Voglio dire, il musicista non cambia, cioè cambia perché sa che c'ha un amplificatore, cambia perché sa che stai in acustico. E quindi quando mi si dice, le prime volte mi si diceva: l'attore fai di meno, ma come fa a fare di meno? Poi ho visto che i grandi maestri la pensavano come me, cioè nel senso non è che fa di meno, casomai la stessa energia, la stessa potenza, la ferma a 5 cm dal suo volto al cinema, no? Gli dà pure un colore a questo velo, no? Dove si ferma tutto, e al teatro invece lo porti, no? Quindi che cosa è più difficile? Io personalmente sto per assurdo, sto. No, per assurdo, io vivo molto più serenamente il set, Yes, sir. però il teatro chiaramente è fuoco che ti alimenta. Cioè nel teatro non puoi sbagliare.
No, ma è È un un, poco questo, diciamo che no? nel cinema forse puoi anche sbagliare, tanto Ripeti la scena. anche se personalmente io penso e punto sempre alla prima o alla seconda buona perché sono quelle più autentiche. Poi in teatro è bello per questo, perché puoi anche per assurdo sbagliare e nell'errore, se ci sta sintonia con tutti quelli che stanno giocando, perché è un gioco serio. Nell'errore puoi trovare delle perle che neanche immaginavi, perché La comunque reazione. in quel punto, in quel momento lì anche il cervello va via e quindi esce veramente qualcosa di vero, che può essere sporco, un poco sporco, ma è vero, vero, vero. Queste. Gianluca, i tuoi prossimi obiettivi quali sono? La trasmissione ritornerai? Su questa trasmissione ancora non sappiamo, sicuramente la trasmissione ci sarà una seconda serie. Ti sei La divertito, prossima, questo mi si è sono divertito capito. tantissimo. Come compagnia teatrale amatoriale, proprio in questi giorni abbiamo ripreso un po' al momento via web, ma abbiamo intenzione appena possibile di farlo insieme. Abbiamo ripreso le prove di uno spettacolo teatrale che speriamo di portare in scena quest'estate o subito dopo l'estate, Diciamo su settembre, tutto il ottobre, territorio. su tutto il territorio, anche perché noi ci siamo fermati proprio 2 giorni prima del famoso lockdown. Abbiamo tenuto l'ultimo spettacolo a Ravescanina con la compagnia Ma si teatrale. può accennare qualcosa? Ma è veramente, siamo in una fase embrionale perché stasera abbiamo la prima lettura insieme dopo che sono state date le parti, i copioni, quindi ognuno ha fatto una sua lettura personale. Proprio questa sera faremo una prima lettura insieme con tutta la Cioè un squadra. lavoro leggero, impegnativo. Leggero, sono alcuni anni che stiamo andando un po' su commedie molto leggere, divertenti, esilaranti, e quindi questo è un po' il genere su cui stiamo lavorando in questo Lavorando. periodo. L'ultima domanda te la rivolgo a te. Il tuo Sì. sogno di attore, che cosa vorresti fare e qual è il tuo regista in qualche modo, non dico preferito, perché non si può dire, perché bisogna saper lavorare e lavorare con... Sì, Qual è il tuo sì, sì. sogno d'attore? Che cosa vorresti fare? Poi chiudiamo la nostra Il trasmissione. mio sogno di attore è poterlo fare in ogni dove e quando, e poter esprimerlo e poter anche essere un po' anche, diciamo, riconosciuto in più, no? Andare oltre le barriere molte volte anche delle produzioni cinematografiche, che chiaramente questo, esserlo e più soprattutto avere la possibilità di farlo e costantemente di essere al servizio di quella che io ritengo un po' una mission, no? Una missione che ti è stata data, che è tanto bella, ma quanto anche complicata. Non si Complicato, consiglia difficile. neanche a un figlio di fare attore. Volevo dire un'ultima cosa e chiudo, perdonami, Sì. che l'altra cosa su cui sto lavorando, ecco, è anche l'importanza dei bambini. Non a caso con un'altra conterranea, che è poi mia cugina, che sta in Abruzzo, no? Che si sta curando anche dell'infanzia, stiamo mettendo un po' su, diciamo, delle idee su alcuni video, sempre con Michele Schiano, e creare tante connessioni anche sul territorio, qui con le tante associazioni, con le tante belle situazioni. E quindi questo arrivo anche di Michele in zona Schiano è provvidenziale. E se vuoi, non lo so, ti chiudo con una poesia, o siamo andati oltre? Possiamo farlo, basta che non sia No, molto. perché oltre alla parte, diciamo, quella là, così, ti Sì. potrei dire, cioè, mi piace come momento storico Certo. ricordare Bertolt Brecht, che proprio nei momenti della resistenza, no? Butto giù, si fa per dire, questo testo che diceva: dici, per noi va male, il buio cresce, dopo che abbiamo lavorato tanti anni. Noi siamo in una condizione peggiore di quando si era cominciato. E il nemico ci sta innanzi, più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze, ha assunto un'apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo. Siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole d'ordine le ha confuse il nemico fino a renderle irriconoscibili. Su chi contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente,
Resteremo indietro, senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi. O vogliamo continuare a sperare sulla buona sorte? Questo tu chiedi? Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua. Grazie, bene, la nostra trasmissione purtroppo termina qui, il tempo è volato. Grazie ai nostri simpatici ospiti, alla regia e soprattutto a voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla.